Ah, che musica romantica. Aveva un occhio di vetro. Ma vaffa. Ma allora perché viene a rompere i coglioni con ste serenate del merda? Ma vai a fare in culo! Anche poeta. Tu valle. Ma apri sta porta, cegato. Do sta il cesso. Ma che cazzo? Basta, io mi sono rotta i coglioni! Lei è il solito poeta, Fantozzi. Mari mortali! E tu, te possi non ammazzare! Che puttane, si stronzi. Siete tre stronzi. Sono un angelo o un'aquila? No, è uno stronzo. Da giudicare dagli oroscopi è una giornata di merda. Giornata di merda. A me coglioni. I mortacci. Mortacci sua. Mortacci. Come mortacci? Mortacci, mortacci, mortacci. Mortacci tu, quando cazzo guardi? Vaffanculo. Lei è un poeta, Fantozzi. Ma che cazzo stai a dire? Ma vaffanculo. A me coglioni. Ma che palle. Ma che cazzo, Fantozzi? Proprio una stronza. Ma vaffanculo. Lei non è un uomo. No. È una merdaccia. È una merdaccia. Lei è una merdaccia. È un povero deficiente. Addio. Su. Li mortacci tua. Oltre alla crisi della coppia, al dramma dell'età e dei desideri insoddisfatti, ben altre dure prove aspettavano i coniugi Fantozzi. Ciao Pina. Ma che fai? Sei ancora così? Ma se sono le 8:30, io ho la fame della Madonna, abbi pazienza, sono stanco, ho lavorato tutto il giorno, no? Ma dai, su, Pina, dai, che cosa mi sono inventata a dire che ho fame? Non è per te, è per Mariangela. Si è fermato il ciclo. E va bene, si è rotta la bicicletta, che siamo a fare una tragedia? Non ce l'ha più! Gliel'ha rubata! Ma porca puttana, ma quante volte... Le mestruazioni! Le si sono fermate! Chi ha parlato? Come? Ma scusami, ma anche Mariangela ha proprio tutto come... Ma Ugo, è una bambina come tutte le altre. Insomma, come quasi. Vedi questo cerchietto colorato qua? Dove? Qua, significa che Mariangela aspetta un bambino. Aspetta un bambino? Ma dico, ma le 8:30? Ma io ho fame, te lo già... Ugo, è incinta! Allora, me l'hai detto che... Di chi? Siamo incinti. Poverina, non me l'ha voluto dire, Ugo. E di là, chiusa in camera, ha tanta paura di te, sai. Ugo? Che cosa c'è, Pina? Ma dai, Pina, ti prego. Tu lo sai che sono un padre civile e moderno, eh? E voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza. Hai capito? Lo lasciami fare da solo, caro. No, papà! Aiuto, bambino! Io ti ammazzo, sai! Tu non sai cosa sono capace! Vieni qua! Vieni qua! Ti spacco in due, ti spacco! Fermati! Oh, povera bambina mia! Su, su! Amore, non è niente! Mariangela, su! Respira! E questo è il tuo modo di essere un papà civile moderno? Solo verso le 23 Mariangela confessò che il seduttore era un suo collega alle poste, tale Batacchi Loris. Decisero di andare... Come umano lei? Batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! Frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero! In sella alla bersagliera! Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo! Così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley! Non capisco! Faccio l'accento svedese! Lo sa fare? Lo facci, va bene, va bene, va bene. Crocefisso in sala mensa.
Fantozzi era nel pallone più completo. Mani, due spugne, salivazione azzerata, manie di persecuzione, miraggi. La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! È una medusa, no? Lei è una mer... Meringa. Non mi faccia arrabbiare, dichiara il suo stato. Lei è una mer... Lei è una mer... Una merdaccia! Thank you.